Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un ennesimo programma, un'ennesima utilità che funziona esclusivamente nel terminale, quindi senza interfaccia grafica. Questa volta è il turno di ToDo, proprio scritto TUDU. In cosa consiste questo programma ToDo? Come dice qui il titolo della nostra scaletta, consiste nel gestire, ovvero il suo scopo, l'obiettivo di questo programma è quello di gestire la lista delle cose da fare, ovvero quelle che in inglese si chiamano to-do list, e quindi è evidente l'intenzione di dare un nome significativo al programma scritto to-do con la U vera e propria, quando in inglese il to-do lo scrivono con la O, insomma, ecco, il to-do è praticamente riferito a questo to-do list in inglese, quindi da terminale, ecco. Come ho appena detto, quindi in questo video vi presento un altro programma che funziona dunque solo nel terminale e che, come già altri video che avrete avuto modo di vedere se seguite il mio canale, può sostituire degnamente appunto un suo omologo qualsiasi con interfaccia grafica. ToDo è dunque un pratico gestore di elenco di cose da fare, quindi un promemoria, una checklist nostra che possiamo sempre aver bisogno appunto per non scordarci nulla di ciò che dobbiamo fare a medio, breve, medio e lungo termine anche. Come sempre con questi programmi da terminale ci sono dei pregi e anche dei limiti ovviamente, non avendo un'interfaccia grafica così diciamo interattiva come siamo abituati ad usare con il nostro mouse e appunto il nostro ambiente grafico. E il nome ToDo è chiaramente, come ho appena detto, un gioco di parole di assonanze con il verbo inglese to do, scritto con le due O. Come si installa il programma? Passiamo subito alla fase pratica, quindi si installa semplicemente da Ubuntu Software Center, quindi niente repository aggiuntivi, niente, è già presente ufficialmente nei repository standard ufficiali della nostra Ubuntu. Basta aprire appunto Ubuntu Software Center, cercare ToDo e installare appunto il programmino. Oppure, per chi preferisce, visto che stiamo parlando di terminale, di ambito di terminale, si può usare anche il classico comando. Come questo, copia e incolla di questo comando nel terminale, vi installerà il programma ToDo, solito sudo apt-get install ToDo. Voilà, fate come preferite, una volta che l'avete installato avete a disposizione questo bel programmino. Cosa fa e come si usa questo programmino lo vediamo adesso, quindi visto che il seguito della scaletta, come sempre in questi programmi da terminale, segue un po' falsariga di altre scalette già presentate, e quindi vi presento una panoramica delle funzionalità di ToDo. Solito avviso, ovviamente non è possibile vedere proprio tutto quanto il programma fa vedere. Qui, se siete interessati o curiosi o attratti da questo programma o proprio vi serve, potete sempre indagare più approfonditamente per conto vostro. Io vi mostro a grandi linee come si usa e come funziona e come si presenta il programma. Poi, appunto, toccherà a voi approfondire e diventare esperti del programma se necessario, con ogni dettaglio che è presentato come sempre nell'immancabile manuale, quindi se a terminale fate il solito comando man spazio to do, e possiamo anche farlo, man spazio to do, e vedete che appare l'immancabile manuale con tutte le opzioni del caso, Potete leggere tranquillamente. Come spesso accade, è in inglese, perché ormai, l'ho già detto innumerevoli volte, l'inglese è la lingua franca del mondo software e finché non arriva la traduzione dobbiamo basarci appunto sulla versione originale in inglese. Comunque con tutti i sistemi di traduzioni che abbiamo oggi a disposizione non dovrebbe essere troppo difficile cavarsela anche in questo caso. Il manuale, come anche l'help, che è sempre una forma diversa dal manuale, comunque un altro modo di aiuto, modalità di aiuto, to do con l'opzione righetta H, facciamo anche questo già che ci siamo, righettina H. E qui è un po' più stringato,
che non il manuale. Ovviamente qui mostra delle opzioni più generiche, non così di dettaglio come il manuale. Comunque c'è anche l'help e ovviamente c'è sempre il sito del progetto, che vi lascio ovviamente nella descrizione del video come sempre. Qui faccio un salto in fondo alla scaletta per mostrarvi che c'è anche il link. Così posso già vistarlo, che ve l'ho già mostrato, il link al sito del progetto, dove ci sono eventualmente altri dettagli di uso di questo programma di utilizzo. Passiamo dunque alle informazioni, all'uso pratico di questo programma, quindi la panoramica, e dove salva le informazioni to do, cioè quando lo usiamo dove le salva. Ecco, se facciamo partire il programma to do senza dare nulla come parametri, quindi scrivendo solo to do così, senza niente, per difetto, quindi il comportamento del programma prevede che venga creato un file con questo nome, col puntino davanti vuol dire che è nascosto, nella nostra home. Quindi vi creerà un punto todo.xml nella nostra home. Così, se fate partire semplicemente todo, iniziate a salvare informazioni ovviamente con questo programma. Dall'estensione .xml si capisce ovviamente che i dati vengono salvati in formato standard XML. Questo già non è male, eh? Molto utile che vengano usati gli standard aperti, conosciuti e facilmente gestibili da innumerevoli strumenti. Però noi così non vogliamo usare questa impostazione standard, questo comportamento standard, e abbiamo a disposizione F, l'opzione meno F, che vedete anche qui nel testo di help, meno F, il file da caricare in to do. Quindi con meno F possiamo scegliere nella cartella corrente il nome del file, impostarlo noi quindi, e non usare questo standard.todo.xml. Nel nostro caso io mi sono già posizionato in una mia cartella di lavoro che si chiama Studio Calc, e richiamiamo todo con questo comando, eccoci qua, con l'opzione meno F. Quindi gli dico creami se non esiste ancora, oppure aprimi se esiste già, il file pippa.xml, che sarà il file di lavoro di todo e quindi il mio file personalizzato. Allora, detto questo, apriamo pure il programma todo con questo file, che io ho già preparato in precedenza, in modo da avere un alberello di attività. Perché questo? Perché didatticamente viene più facile spiegare le opzioni che seguono qui nella scaletta, le vedete qui che stanno arrivando, queste opzioni, quando si ha già una certa struttura impostata qua. Aprissi un file nuovo, sarebbe vuoto, a parte una prima attività scritta in inglese per difetto, sarebbe già più difficile far capire l'uso delle opzioni che vediamo nella scaletta. Quindi ho preferito preparare in precedenza un piccolo file di attività completamente inventato, così senza tanto senso pratico, ma senso didattico. Ecco, vedete, attività sotto attività, c'è già una certa gerarchia. Se già guardate qui avete capito un po' come funziona todo, eh? Quindi com'è organizzato todo? Allora, come abbiamo detto, serve a gestire l'elenco delle cose da fare, e non solo da fare, ma in forma gerarchica. Ecco, qui lo potete già vedere nell'esempio, c'è un'attività, diciamo, a livello più alto, poi ho creato una sottoattività, vedete, indentata, eh? E ulteriori sottoattività, sottopassi di questa attività, suddivisione ulteriormente indentato. Quindi praticamente la prima attività, questa qui è attività 1, è gestita su tre livelli. Quindi attività principale, un passo 1, passo 2, passo 3, ultimo passo al secondo livello, e qui c'è anche un terzo livello con ulteriori tre sottoattività. Ecco. Quindi todo non è solo un semplice elenco, quindi non vi permette di gestire
semplice elenco, come potrebbe essere qui la mia scaletta, questi punti qui uno dietro l'altro, non permette solo quello, quindi una lista di cose da fare ad un livello solo, ma è proprio gerarchico. Potete indentare le vostre attività e sottoattività, organizzarle gerarchicamente in quanti livelli volete, quindi si potrebbero anche creare ulteriori livelli qua sotto e quindi continuare a entrare sempre più verso destra a creare la nostra gerarchia, come volete, come avete bisogno di fare. Ecco, vediamo un attimino prima delle opzioni vere e proprie come è organizzata l'interfaccia di To-Do. Ecco, nella prima riga in alto c'è il menu principale con le opzioni principali. Ecco, il punto di domanda è l'help, cioè l'aiuto di To-Do. Quello che io vi racconto qui come panoramica c'è. Sì, come si dice, è contenuto, scusate, anche nell'help, ovviamente con ulteriori dettagli. Quindi se sono qui nella mia finestra di To-Do, nel mio terminale, e digito il punto di domanda della tastiera, vedete che appare, come dire, una pop-up, ecco, per modo di dire, una finestra sovrapposta nel terminale, per modo di dire, che si può far scorrere con il mouse tranquillamente, o se siete proprio solo in un'interfaccia a terminale con le frecce su e giù, o come dice qui in basso con lo spazio, adesso qui c'è la scaletta che disturba, con lo spazio per andare alla prossima pagina, premete spazio, vedete che arriva in fondo all'help, se no tornate su con le frecce o quello che volete, con pagina su, pagina giù. Scaletta, dove sei? Eccola qua. E qui c'è sono elencati tutti i comandi, quindi le lettere, ognuna con il suo scopo. Questi qui sono tutti i comandi previsti da To-Do, quindi e organizzati anche per compito, diciamo per funzione. Quindi task creation sarebbe la creazione della singola attività, della singola riga di attività. Avete a disposizione questi comandi, la navigazione nell'albero dell'attività, avete qui tutti i comandi, l'editing, la modifica di quanto avete creato, avete qui tutti i comandi, eccetera, eccetera. Ecco, press Q, la lettera Q, Q, per chiudere questa finestrella sovrapposta. Quindi noi premiamo Q e ritorniamo alla nostra interfaccia To-Do. Nell'ultima riga in basso appaiono le indicazioni su cosa fare, nel senso che qui in basso, praticamente qui dove adesso non c'è nulla, a parte qui una percentuale in basso, nell'angolo in basso a destra, qui in basso quando avete bisogno di sapere cosa fare o come fare, appaiono delle indicazioni qua in basso. Vediamo un po' se riesco a fare un esempio, vediamo un po'. Ecco, vedete, ho fatto in modo che poi vi spiegherò come ho fatto in modo di crearmi lo spazio per un'ulteriore sottoattività. Qui vedete, è pronto per ricevere il testo di questa attività qua. E qui in basso vedete che è apparso, diciamo, una stringa, un testo di aiuto. Dice editing il to-do, quindi editare questa voce di attività. Press enter, ovvero premi enter per salvare quello che poi faccio, oppure escape per rinunciare. Quindi premo il tasto escape, così rinuncio. È sparita la nuova voce perché ho rinunciato. Vedete comunque il principio dell'interfaccia di come funziona. Quindi qui in alto ci sono alcune fra le funzioni più utilizzate. Qui c'è il punto di domanda che abbiamo già visto. Qui in basso, verso la sinistra, possono apparire, a seconda dell'occasione o della situazione, dei testi di aiuto che ci guidano nell'uso di To-Do. E poi, vabbè, qui in basso, a destra, c'è l'indicazione della percentuale di tutto l'albero della nostra attività, di quanto è stato completato. Poi, quando inizieremo a mostrare come si indicano completate queste attività, vedete che la percentuale qui salirà a dipendenza di quante ne abbiamo completate. Se tutto l'albero della nostra attività, di questo file di to-do, è tutto completato, qui ci sarà ovviamente in basso a destra il 100%.
Voilà, questa è un po' l'organizzazione di come è organizzata l'interfaccia di To Do. Quindi vedete in tre riquadri praticamente il principale dove c'è l'albero delle attività con qui sulla sinistra alcune informazioni, un altro riquadro qui con i termini i termini delle attività da fare, da quando iniziarle, insomma, e il riquadro qui in basso dove ci sono gli aiuti per utilizzare To Do, oppure dove si possono anche editare i dettagli delle varie attività che vediamo fra un attimino. Ecco, vedete qui, per esempio, questo è un testo esteso, più esplicativo di queste attività 1. Non è obbligatorio scriverlo, ma se necessario si può mettere un bel testo esteso qui che spiega meglio a cosa si riferisce questa attività. Voilà. Allora, per navigare in questo albero, teniamo presente che stiamo parlando di un programma da terminale, quindi il mouse non necessariamente funziona, anche se stiamo usando il terminale in un ambiente grafico. Non fossimo in un ambiente grafico, ma in un vero ambiente con interfaccia a caratteri, dovremmo, per così dire, arrangiarci con le frecce o con dei tasti particolari per navigare su e giù da questa gerarchia di attività. E in effetti ci sono i tasti K, I lungo, H ed L per navigare, come vedete qua in alto, K per andare verso l'alto, I lungo per andare verso il basso, H per andare fuori, ovvero per risalire di un livello nella gerarchia, ovvero per andare verso sinistra idealmente, L per andare verso destra, ovvero per andare in un livello più basso, più indentato delle attività. Ecco, questi tasti probabilmente per chi usa editor tipo Vim o Vi, editor di testo, saranno ben noti perché sono usati anche lì per fare le stesse cose, per muoversi nel testo. Ecco, quindi questi sono i classici tasti per andare in qua, in là, in su, in giù, che corrispondono però anche, forse per chi non è abituato a questi tasti, alle più, come dire, intuitive frecce. Ecco, le frecce della tastiera fanno le stesse cose, quindi freccia verso sinistra sale di un livello, freccia verso destra scende di un livello, freccia su va su, freccia giù va giù. Ecco, l'attività corrente, ovvero quella che è selezionata in questo momento, è quella in verde, no? La vedete qui, le altre sono in bianco. Con la mia freccia giù, vedete che diventa verde quella allo stesso livello. Non entra, non segue tutto l'albero, ma salta sempre l'altra attività dello stesso livello. Se provo ad andare in giù, non va più giù perché non ho altre attività a questo primo livello, più a sinistra. Freccia su, torno su al livello, all'altra attività, sempre lo stesso livello. Freccia verso destra, quindi entro in un sottolivello verso destra, giustamente intuitivamente quello indentato verso destra, quindi vedete che ho premuto il tasto della freccia verso destra, è diventato verde la sottoattività, la prima verso destra. Faccio ulteriormente verso destra e entro qui nell'ultimo livello, in questo caso più indentato, più verso destra. Poi freccia su e freccia giù, vedete che non esco da questo livello fin quando non risalgo per poter andare avanti a navigare nell'albero. Quindi cosa faccio? Premo la freccia verso sinistra per uscire da questo livello più basso e ritorno, vedete diventa verde il passo 1, ritorno al livello più alto. A questo punto, se vado su e giù con le frecce, posso andare al passo 2. Vedete che diventa verde, passo 3, sto sempre andando con la freccia in giù, ultimo passo, e poi però non mi muovo più perché sono a questo livello dell'attività 1 che è superiore, quindi sono nel sottolivello e continuo a navigare in questo sottolivello. Voglio tornare all'attività più alta, di nuovo freccia verso sinistra, vedete che diventa verde, di nuovo l'attività 1, freccia su e giù, posso andare a quel livello. Quindi è sempre un andare dentro e fuori nei livelli gerarchici di questo to-do. Intendiamoci, non siamo obbligati a creare questi alberi di attività indentate, dipende dalle attività che dobbiamo documentare per noi. E solo per mostrarvi che to-do è fatto in modo da permettere anche questa suddivisione delle attività in più livelli. Per
molto pratico se le attività sono complesse. È chiaro che se un'attività è semplice possiamo semplicemente creare un livello solo, tutto indentato nello stesso modo, allo stesso livello ed è finita lì. Però ecco, vedete che permette già anche di descrivere delle attività complesse con questi sottolivelli, to do, non è male, abbastanza raffinato come programma. Quindi abbiamo visto come si fa a navigare fra i livelli, dentro, tornare indietro, su, giù, e abbiamo visto come si fa. Bisogna solo prenderci un attimo la mano, ecco, con queste frecce su e giù, verso destra, voilà, di nuovo verso destra per entrare, poi di verso sinistra per risalire, verso sinistra per risalire, destra scendere, eccetera, eccetera. Voilà. Poi, con la freccia. Ok, quando ci si trova all'ultimo livello, per creare un ulteriore livello, ecco, co come ho fatto prima, come ho accennato prima per mostrarvi il testo di aiuto che appare qui in basso, come faccio? Volessi creare un ulteriore sottolivello. Cominciamo da lì, quindi io mi trovo qui, voglio creare un sottolivello, non ci sono più in questo momento sottolivelli, vado ulteriormente verso destra con la freccia verso destra e vedete che to do mi crea un sottolivello ulteriormente spinto verso destra. Quindi, vabbè, qui diciamo che ultimo livello. Ecco, una volta premuta la freccia verso destra e creato il nuovo livello, potete digitare il titolo di questo ultimo livello. Poi sotto vedete Enter to save. Quindi facciamo Enter ed è salvato questo ultimo livello. A questo punto vediamo un po'. Ok, questo era il minimo indispensabile per mostrarvi cosa, come si fa. Per creare appunto questa gerarchia, e quindi vedete che adesso vedremo anche i comandi per cancellare il livello, per modificarlo, eccetera, eccetera. Però qui è il minimo che vi volevo mostrare solo parlando di frecce per navigare su e giù. Quindi qui mi trovo a questo livello, il meccanismo è uguale, freccia verso sinistra per risalire, freccia verso destra per scendere, eccetera, eccetera. Quando vi trovate sempre all'ultimo livello, la freccia destra verso destra vi crea un ulteriore sottolivello. Quindi in questo caso, se premo la freccia di nuovo verso destra, lui non può andare ulteriormente verso destra e quindi ci crea un ulteriore livello. Faccio Escape e rinunciare e rinuncio a creare un ulteriore livello. Ecco. Quindi comandi di uso frequente. Ecco, adesso arriviamo a gestire quindi questo albero che ho appena creato. Avete visto come si creano i sottolivelli. Non abbiamo ancora visto come si crea un'attività, uno spezzone di attività allo stesso livello, per esempio, come se ne cancella uno, eccetera, eccetera. Adesso lo vediamo, eh? Quindi, comando di uso frequente, partiamo ancora una volta dall'help, con il comando, scrivendo il comando due punti help, si visualizza il manuale di to-do senza uscire dal programma, cioè il manuale che abbiamo visto prima di avviare il programma to-do, lo possiamo guardare anche restando in to-do. Quindi, siamo qui la nostra finestra, iniziamo a digitare due punti e vedete che col due punti il cursore si posiziona direttamente qui in basso a sinistra e aspetta il comando. Qual è il comando? In questo caso help, io scrivo help. C'è l'autocompletamento di questi comandi, quindi a me basta scrivere per esempio H, vediamo un po' se e faccio il tabulatore, schiaccio il tasto tabulatore, completa già lui in help, faccio enter e vedete che qui c'è il manuale, esattamente come quello che abbiamo visto prima di avviare il programma all'inizio del video. Vedete qua, facciamo Q per uscire, ci troviamo comunque ancora in to-do. Molto bene. Ecco. Qui un primo comando utile, la O, O minuscola o O maiuscola. Cosa fa? O minuscola o O maiuscola? La lettera minuscola crea un'attività, un compito allo stesso livello e al di sotto di quello selezionato. Ecco qua lo stesso livello. Quindi io sono qui nella mia gerarchia, nella mia struttura delle attività da fare e il livello selezionato in questo momento è ultimo livello, è quello verde sempre. E ne voglio creare uno a questo stesso livello al di sotto di ultimo livello, quindi premo la O minuscola, vedete che me ne crea uno lì. Prossimo
livello, enter, e vedete che ne ho creato uno lì. Ne volessi creare invece uno sopra, quindi per dare una sequenza logica ai miei passi qua, sono posizionato sul prossimo livello e premendo la O maiuscola, vedete che me lo crea sopra, quindi non sotto. E quindi se io faccio livello di mezzo, ops, ho dimenticato una Z, ma fa niente, tra un po' vediamo, tra un attimo vediamo come si modifica un'attività già creata. Vedete però l'ha creata sopra, quindi O minuscola inserisce sotto, O maiuscola inserisce sopra. Voilà. Come faccio a cancellare? DD, quindi voglio cancellare il livello di mezzo, in questo caso perché ho selezionato questo, oppure non so, vabbè, ultimo livello, dai, cancelliamo questo. E il comando DD, e vedete che è sparito, due volte D, una dopo l'altra, DD, ed è sparito. Modifica il titolo dell'attività compito, ecco qua, la A, ecco, qui ho dimenticato una Z, non ho fatto apposta, però ne approfitto, è didatticamente l'ideale. Premo il tasto A, ops, prima devo mettermi, accidenti, avevo il fuoco sulla scaletta, no. Non va bene, premo il tasto A, sempre sull'attività selezionata in verde, vedete che riappare il cursore, io posso digitare di nuovo il mio testo, voglio correggerlo, enter e l'ho corretto. Per digitare la descrizione estesa è il comando E. Estesa cosa vuol dire? Che questo livello di mezzo è sufficiente come titolo dell'attività nella gerarchia, qui nell'albero dell'attività, ma non mi dice esattamente cosa vuol dire questo livello di mezzo, cosa ci devo fare quando arriverò poi a dover fare questa parte di attività. Quindi magari poi passa il tempo, adesso a mente fresca so cosa vuol dire, tra un mese magari non so più cosa volevo dire con questo livello di mezzo, è meglio che lo descrivo più in modo più esteso. Allora premo il tasto E e il cursore mi si posiziona qua in basso. Qui in basso a sinistra vedete che è apparso il testo di aiuto, quindi sto editando del testo e qui devo premere Escape per salvare questa volta. Prima io digito, quindi dico che ne so, attività di livello medio, conoscenze necessarie, vedete, proprio un editor di testo normale, posso anche tornare, correggere, andare in fondo, in cima, saltare le parole, tutto quello che vogliamo. Ops. Conoscenze necessarie, non troppo approfondite, adatta a qualsiasi risorsa, vabbè, sto inventando, comunque vedete posso scrivere anche su più righe e quindi adesso premo Escape per salvare e ho salvato la descrizione estesa di questa attività. Adesso se vado giù con la freccia al prossimo livello, ovviamente qui in basso a sinistra si svuota perché non ho descrizione per questa attività, torno su, vedete che mi appare la mia bella attività. Poi una cosa molto importante, come sempre, è saper come salvare, perché finora abbiamo lavorato sulla nostra attività, sul nostro to-do di questa attività, ma non abbiamo ancora salvato. E quindi S sta per safe, faccio S e vedete che qui ci conferma file saved. Come salvato abbiamo detto che si salva in un file XML. Andiamo a vederlo, questo file. È il nostro pippa XML e vedete che qui viene riportato tutto, riconoscete tutto quanto abbiamo inserito. Ecco qua anche l'ultima modifica che abbiamo fatto, quindi livello di mezzo con la sua descrizione. Conoscenze necessarie, adatta a qualsiasi risorsa, vedete, tutto è riportato in questo file standard XML, tutto quanto abbiamo ripreso che vedete nella nostra interfaccia di To-Do List, quindi è salvato nel file pippa. Poi
Q per uscire dal programma, c'è scritto anche qui in alto a sinistra, Q per uscire, adesso che abbiamo salvato possiamo anche fare un giro completo, faccio Q, sono uscito, mi ritrovo alla partenza di questa scaletta. Rientriamo, va? Eccoci qua, vedete che ci troviamo esattamente al punto di prima perché abbiamo salvato il nostro bellissimo file XML. Poi M, cosa serve l'M? Imposta come conclusa oppure non conclusa un passo, un'attività, un compito, un sottopasso che la compone. Man mano che un sottopasso è concluso, la percentuale delle attività a livello superiore vengono aggiornate. Ecco, l'M è importante perché guardiamo qui la nostra attività 1, guardiamola pure più da vicino. Qui all'estrema sinistra c'è 0% perché nulla di quanto c'è sotto di essa è stato completato. Tutti questi passi li vedete con le parentesi quadre, spazio, parentesi quadre, non c'è dentro nulla qui fra le parentesi quadre, vuol dire che l'attività è tuttora aperta, in corso, non è conclusa comunque, quindi qui è 0%. A livello subito sotto è pure 0% perché il passo 1, che a sua volta è composto da altri sottopassi, non ha niente di concluso. Idem per l'introduzione, 0% anche lei perché è composta da questi due passi che non sono conclusi. Quindi, se io scendo a livello di introduzione e schiaccio il tasto M per concludere questa attività a livello di mezzo, M, vedete che fra le parentesi quadre appare una X sulla mia attività selezionata. Siccome ci sono due attività, due passi che compongono l'attività di livello superiore introduzione, ne ho concluso uno, qui è diventato il 50% ovviamente, perché è conclusa tutta il 100%. Sopra il passo 1 è calcolata la percentuale in proporzione ai passi che ci sono, quindi c'è questa, poi ci sono ancora questi, ci sono ancora questi. Finché non sono conclusi tutti, qui corrisponde al 16% il passo 1 e l'attività 1, quella di più alto livello, è solo al 4% perché poi ci sono anche tutti questi passi che non sono conclusi prima di arrivare al 100%. Qui in basso a destra c'è la percentuale, appunto, dicevo, di tutto il file di to-do, di tutta questa gerarchia, quindi il tutto è solo il 2%. Ho concluso solo questa attività che pesa, che corrisponde al 2% del tutto. Avessi concluso tutto, ovvero qui ci fossero tutte le X, tutte le X, sarebbe il 100% anche qui. Quindi concludiamo anche il prossimo livello, mettiamo M. E tra l'altro, se premo nuovamente M su un'attività conclusa, torna ad essere non conclusa, e quindi la M è un acceso spento, insomma, uno switch, un interruttore. Ecco, vedete che avendola conclusa tutta, stavolta l'attività introduzione, i suoi due passi diventa il 100%, questa è conclusa. Rispettivamente diventa 33%, un terzo il passo 1, perché poi mancano ancora delle attività, e l'8%, e qui è diventato il 4, quindi fa tutto to do, quindi avete anche un'idea di dove siete arrivati in percentuale su tutte le vostre attività di questo file di to do. Avete un'idea in proporzione di dove siete arrivati a concludere o meno le vostre attività. Molto bene. Poi la barra, la slash, insomma, la barra non rovesciata, è la barra normale, il diviso, permette di iniziare una ricerca. Quindi se questo albero di attività del vostro to-do fosse anche più esteso, molto più lungo, più complesso, e volete cercare una determinata attività, voi potete usare la barra e il cursore si posiziona qui in basso a sinistra e voi cercate, che ne so, vediamo un po', passo, pass, Enter, e vedete che si posiziona sulla prima attività che contiene la stringa pass, P-A-S-S. Poi premendo N andate avanti a cercare ulteriori occorrenze se ce ne sono, quindi N, voilà, così, N, vedete che tutte le attività che contengono la stringa pass vengono trovate, vedete? Potete fare un ciclo di ricerca, continuate a premere N e lui continuerà a posizionarsi su quella specifica attività e diventa quella selezionata verde, vedete? Voilà. Poi,
F, cosa serve la F? Aggiunge o modifica la priorità di un'attività. Bisogna impostare una cifra tra 1 e 5. 1 è la priorità più alta, 5 è quella meno urgente. È un po' come in altri programmi che solitamente è un po' come le 5 stelline di apprezzamento, sono sempre 5 queste unità di misura e qui è dell'urgenza dell'attività. Quindi da 1 a 5, da più alta verso la meno urgente. E qui ne ho già messe, vedete qui una. E qui un'altra, ho messa impostata 2 questa, impostata 5 questa. Quindi se io mi posiziono sull'attività 1, quindi fatemi salire di livello, ecco attività 1, premo il tasto F, vedete che il cursore si mette qui, in questa posizione, dove ho messo 2, che ne so, metto 3 perché è scesa di priorità, enter. Adesso questa attività è diventata 3. Questo è, a livello del programma in quanto tale non comporta nulla, è più un'indicazione visiva per noi per mostrarci quale delle varie attività è la più urgente rispetto ad altre. In questo caso vedessi questo file tra un po', che ne so, tra un mese, lo apro e vedo che c'è un'attività a livello 3, di priorità 3, che sicuramente prioritaria rispetto a questa che è a livello 5, ecco per dire. Voilà. Quindi l'F serve a impostare questa attività. Per cancellare l'indicazione di questa priorità si preme DF, quindi se sono sempre posizionato qui premo D e poi la F, vedete che è sparito il 3. F, rimetto il mio 2 come prima e voilà, siamo a posto. Magari faccio una bella S per salvare e voilà. E questa è per gestire anche l'indicazione delle priorità di un'attività rispetto all'altra. La C maiuscola serve a aggiungere o modificare una categoria di un'attività, un compito. Ecco, cosa vuol dire categoria? È questa che vedete qui, settimana per esempio. Ho messo in queste attività che si chiamano come i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, eccetera. In alcune ho messo settimana. Sono come delle etichette le categorie dell'attività. Dovete immaginarvi che questo è un albero semplice, ma un albero molto più complesso di attività probabilmente richiede anche una certa organizzazione, quindi voi potete etichettare alcune attività con una o più categorie in modo da poterle anche selezionare. Adesso vediamo cosa vuol dire. Posizioniamoci qui. Per esempio, ecco qua, il lunedì, ecco, il lunedì l'ho etichettato con settimana. Come si fa? Con la C maiuscola, vedete che il cursore si posiziona qui sulla destra e mi permette di digitare e di scrivere queste attività, una o più, separate da virgola. Quindi se metto settimana, virgola, giorno, giusto per differenziare dagli altri, enter per salvare, quindi giorno e settimana sono le due categorie di questa attività. Altri 2 giorni li ho etichettati con settimana. Sì, io potrei anche, vediamo un po', il giovedì non è, facciamo anche, sì, dai, giovedì, facciamo C maiuscolo e mettiamo anche no, mettiamo giorno, va. Giorno, quindi abbiamo 1, 2, 3 attività etichettate con settimana e una, 2 con giorno. Dov'è il vantaggio di avere queste etichette? È che io posso nascondere una determinata categoria con il comando 2 punti hide e il nome della categoria. Quindi faccio 2 punti hide e poi dico che ne so, giorno. Ecco, anche qui l'autocompletamento è interessante anche. Voi create le categorie al volo lì sopra e qui lui le riconosce subito. A me basta indicare GI, faccio tabulatore e mi completa giorno. Faccio enter e vedete che il giorno, scusate, l'attività che era il giovedì etichettata con solamente giorno è stata nascosta. Esiste ancora, ma è nascosta, non vi, come dire, vi restringe le attività di un albero molto complesso, per esempio, semplicemente nascondendone una. Per rimostrarla è il contrario di hide, ovvero show. Show è la categoria. Faccio 2 punti, show,
giorno e vedete che riappare il mio giovedì, il mio giovedì. La stessa cosa ovviamente se faccio hide di settimana, vedete che spariscono tutti quelli etichettati con solo la settimana. Il comando show all vi permette di mostrare tutte le categorie in una volta sola. Se ne avete nascoste una qua o una là, volete rivedere tutto il vostro albero, potete usare il comando show all e vi ritorna tutto visibile come prima. Viceversa, al contrario, potete fare anche show only, quindi mostrare solo quella categoria ed escludere le altre. Quindi se facciamo show only giorno settimana. No, non ce n'è, ho sbagliato, scusate, mi sono sbagliato. Show all, torniamo a vedere tutto. Show only settimana e vedete che tutto ciò che ha a che fare con la settimana lui mi mostra solo quello, quindi è sparito tutto l'albero e mi mostra solo la settimana. Adesso però torno a fare show all e mi mostra di nuovo tutto. Ecco, quindi vedete che le categorie naturalmente in questo alberello che ci sta neanche in una schermata, sembra superfluo, ma capirete che in un albero molto lungo, molto complesso, con molti livelli, avere delle categorie può essere utile per orientarsi. Per cancellare le categorie basta editarle, ovvero vediamo un po' il giovedì che io ho modificato prima, faccio C maiuscola, basta semplicemente eliminare tutto il testo che c'è, si elimina anche la categoria per quell'attività lì, quindi facciamo un bel save e voilà, queste sono le categorie. Interessante, a dipendenza della complessità dell'albero dell'attività che dobbiamo gestire. Poi siamo praticamente alla fine della scaletta, mancano ancora due comandi che volevo mostrare perché sono utili. T, aggiungo modifiche il termine stabilito per un'attività, quindi qui vedete che l'ho messo, per esempio qua, per l'attività venerdì ho messo il 35 2015, quindi il 30 maggio, fra pochi giorni. Questo T permette di, quindi premendo T sull'attività selezionata, permette di impostare una data. Vedete già preimpostata, voi dovete semplicemente cambiare il giorno, il mese, che ne so, ecco. Invece del 35 mettiamo il 36, enter. Quindi questo è il termine. Per cancellare il termine si usa DT, quindi possiamo vedere D e poi T non assieme. Quando ci sono questi comandi a doppia lettera, sempre uno rilasciate, poi l'altro, l'altra lettera per eseguire il comando. E vedete che è sparita la data. Adesso però la rimetto perché con la T. Quindi il 30, dicevo il 6, faccio enter, questo è il termine dell'attività, ovvero entro quando io devo fare questa attività. Un'altra cosa è la programmazione dell'attività. Vedete che l'attività venerdì io ho impostato di iniziarla il 29 di maggio, quindi fra un paio di giorni, che è diverso dal termine di quando deve essere conclusa. Qui è quando devo iniziarla, diciamo così, per essere sicuro di poterla concludere entro questo termine. Quindi io posso anche mettermi un promemoria in questo senso. Per cancellare il promemoria di quando devo iniziare l'attività, uso il comando DS maiuscola. Quindi, giusto per vedere come si fa, comincio a cancellarlo. Quindi DS maiuscola, vedete che è sparita l'indicazione qua. Adesso io, invece di usare il venerdì, giusto per cambiare, uso, che ne so, il mercoledì, S maiuscola, e qui devo spostare la mia scaletta, anzi, mettiamo icona. Vedete che nel riquadro qui a destra mi appare con il cursore la data e di schedule o schedule, insomma, come volete pronunciarlo. Dicevo il 29/5, faccio enter e vedete che il mercoledì è indicato come inizio dell'attività,
è opportuno il 29,5. E se mi sposto nell'albero delle attività, vedete che qui diciamo la programmazione di quando devo iniziare l'attività è sempre visibile, non è che sparisce se io non sono più sul mercoledì, però diventa verde, quindi selezionata solo quando sono sull'attività corrispondente. Vedete, mercoledì è in verde, così come mercoledì è in verde qui sull'albero. Se io mi sposto di attività diventa bianco perché non sono su quell'attività lì, però ovviamente, visto che questo è un promemoria di quando iniziare le varie attività, sono sempre presenti. Quindi se io metto anche il sabato qua con la S maiuscola e metto che il sabato deve iniziare, vediamo un po', il 5 di giugno. Vedete che mi si aggiunge anche questa schedulazione, ovvero questa programmazione dell'attività del sabato. Poi io mi sposto tranquillamente sul mio albero e diventano bianchi a meno che non ci passo sopra, vedete, diventa verde man mano che... Ecco, e quindi queste restano visibili sempre anche se mi sposto. Ecco, mi sembra di avervi mostrato, torniamo alla nostra scaletta, tutto quanto è indispensabile per usare appieno questo to-do, che vedete che non è male, poi tutto sommato è anche semplice da usare. Se lo si usa spesso, soprattutto i comandi restano a mente, mi sembra anche facile da usare, molto efficace soprattutto, e molto così intuitiva, efficace e potente questa interfaccia ad albero che ci permette anche di organizzare delle attività da fare molto complesse, quindi di suddividerle fino al livello che vogliamo, ecco. Voilà, per concludere questo video, giusto per la soddisfazione di concludere questo video, vado su con le mie frecce, scendo, scendo, voglio concludere l'attività 1 giusto per mostrarvi che uscirà al 100% anche là sopra, quindi l'introduzione è già conclusa, qui schiaccio M così concludo anche questo, schiaccio M così concludo anche questo, vedete che già adesso sono due attività, sottoattività già al 100% perché le ho concluse. Poi concludo anche questa e concludo anche questa. Vedete che qui siamo tutto al 100%, quindi concluso l'attività 1 perché ho messo le X dappertutto in tutti i passi di ultimo livello che mi servivano per gestire questa attività 1. Vedete? E qui siccome le attività, come dire, principali, quelle di livello più alto, il più a sinistra possibile, una è al 100% e l'attività 2 è ancora al 0%, qui in basso a destra siamo arrivati al 50% di completamento di tutto l'albero di questo to-do, di tutto l'albero di queste attività. Vedete? Avete tutto sotto controllo in questa interfaccia. Tutto posizionato in modo comodo e chiaro, avete le vostre programmazioni, tutto, potete etichettare addirittura le vostre attività per scremare, per mostrarvi o non mostrarvi solo quelle particolari attività, avete i termini, avete le priorità, tutto quanto può fare un qualsiasi programma con interfaccia grafica, ma qui in modo molto più leggero, forse anche spiccio, tutto sommato, a livello di interfaccia di terminale a carattere. Ecco, con questo ho concluso, vi saluto, vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!